si è tenuta ieri sera la presentazione della Battipagliese in vista del prossimo campionato di eccellenza. Presenti tutti i membri della squadra e la dirigenza. Siamo veramente contenti di vedere stasera la nostra Battipaglia brulicare di persone che con spirito positivo stanno intervenendo, oltre che in questa splendida location della quale ringraziamo l'organizzatore che ci ha ospitato, ed è una manifestazione che sta dando molto interesse alla nostra Battipaglia. Siamo contenti di vedere finalmente i battipagliesi partecipare a quello che è uno dei fiori all'occhiello di Battipaglia, che è la nostra Battipagliese. È da che mi sono coinvolto in questa avventura che ho coniato un termine nel dire che non si può volere bene a Battipaglia se non si vuole bene alla Battipagliese. È un tassello importante della nostra cultura e reputo che veramente tutti ci dobbiamo stringere intorno a questa squadra che possa portare onore alla nostra città. E noi vorremmo avere un'inversione di tendenza. Sino a qualche tempo fa era la società che chiedeva aiuto agli imprenditori battipagliesi di offrire un dono per il sostentamento della squadra. Noi stiamo lavorando per far passare quello che è un concetto diverso, e che gli imprenditori battipagliesi si devono sentire onorati di far parte della Battipagliese e di aiutare la Battipagliese, perché un contributo alla Battipagliese non è un contributo a fondo perduto, è un investimento sulla propria città, la città nella quale operano, una città nella quale vivono, nella quale attraverso il calcio deve riportare questa città ai fasti che merita. Per quanto mi riguarda, diciamo che tira una buona aria, questo già è importante. È importante per partire bene, già l'abbiamo fatto in Coppa Italia, che per noi comunque è una competizione importante, in eccellenza è stata sempre una competizione importante. Quindi tira una buona aria, dipende tutto da noi avvicinarli sempre di più. Su questo non avevo dubbi, io che comunque mi aspettavano, diciamo, con calore. Specialmente all'inizio, perché è una piazza che io ho portato sempre nel cuore e ovviamente viceversa. Quindi, però ovviamente questo deve continuare, e deve continuare attraverso i risultati.